Da oggi Roma, come il resto d'Italia, torna in zona bianca. Dopo circa un anno si torna a passeggiare per le strade senza mascherina. Le protezioni vengono però tenute a portata di mano o indossate quando si passa su un marciapiede affollato o quando si rimane a chiacchierare senza la possibilità di mantenere le distanze da tutti, per esempio. Può tornare a girare senza mascherina. Lei come si comporterà? A volte sì, a volte no. Io porto la mascherina anche oggi. Sono uscita adesso dal negozio e l'ho tolta. E vi siete messe sedute, ma tutte belle a distanza? Certo. In giro per le strade di Ostia sono in molti a tenere indossata la mascherina e non sempre è questione di età. Dopo un anno di pandemia, quasi tutti hanno ben chiaro cosa si deve e non si deve fare per proteggersi dal Covid. Quando so, magari c'è pochissima gente o sta troppo lontana, tiro giù. Abbiamo imparato, eh? Sì. Certo, così bisogna fare. Finché non siamo fuori da questa, diciamo, da questa pandemia, bisogna fare così. Fra i tanti pareri raccolti stamattina c'è anche quello di chi ha deciso di fare tesoro di quanto imparato in questo periodo. Lei la tiene su giustamente perché sta su Via delle Baleniere? No, Perché? perché ho imparato dai giapponesi. Quando venivano in vacanza a Roma, andavano in giro con la mascherina e mi devo andare, ma perché questi vanno in giro con la mascherina? Dopo ho capito, io non ho preso l'influenza, non ho preso il raffreddore, non ho preso la tosse. Allora vuol dire che la mascherina fa bene. Anche se ammettiamolo, tornare a respirare all'aria aperta è bello e ha i suoi vantaggi. Si respira meglio. L'importante è che quando uno sta a contatto con gli altri se la mette, però è già positivo perché mi sembrava una restrizione un po' troppo soffocante. Però chiaramente bisogna pure rispettare. Sta bene lei adesso, eh? Sta bene adesso all'aria aperta? Sì, speriamo, ma speriamo che mantiene però, speriamo che mantiene. Diceva? Ho detto almeno adesso se qualcuno ti sorride, almeno lo riconosci, Come capisci lo faccia che lei un sorriso dopo un anno e certo. mezzo?